Ciao ragazzi, allora oggi è giornata un po' strana, scoppiano i temporali, poi torna il sole, allora i cuccioli ce ne stiamo a casa, c'è Giulietta che vi saluta, e mi era venuto in mente di fare un altro filmato, e quindi per prima cosa vorrei salutare tutti quelli che mi seguono, e sono contento, ho conosciuto varie persone sia su internet sia dal vivo che seguono il mio canale, che mi hanno fatto molto i complimenti, io li ringrazio, però dico attenzione, non è che io so un luminare di qualche cosa, io sono una persona, sono un coglione qualsiasi che dice la sua opinione su tante cose e spesso questa è un'opinione che dopo si rivela essere errata. Perciò, insomma, non fate troppo affidamento alle stronzate che sentite. L'argomento che volevo trattare oggi, che non ne ho mai parlato, è la ludopatia, il gioco d'azzardo e i giocatori compulsivi. Sicuramente tutti quanti avrete notato come negli ultimi anni la città si è riempita di nuovi locali, locali per scommesse. Gioco d'azzardo, vari tipi di gioco d'azzardo, soprattutto le sale slot, sala slot, VLT, videolottery, che sembrano essere un'azienda fiorentissima, che va benissimo. Una delle aziende che fattura di più in Italia e che è tassata pochissimo, è tassata al 6%, forse lo spostano all'8%, comunque siamo a tassazioni così. Se pensiamo che una persona normale viene tassata magari del 50%, che l'IVA solamente sta al 23%, questo significa che lo Stato ci guadagna veramente poco e la maggior parte dei guadagni che ci fa vengono poi reinvestiti per combattere appunto questa malattia, questa nuova malattia che è la ludopatia. Ci sono tantissime persone, almeno 1 milione di persone, quindi parliamo di più dell'1% della popolazione, che soffrono di ludopatia. Quindi sono persone, non sono persone cattive o sbagliate, sono persone malate che proprio come un drogato ricorre sempre a una tale sostanza, loro giocano in continuazione giochi d'azzardo, soprattutto le macchinette, e quindi spendono anche interi stipendi, tutti i soldi che gli passano tra le mani li spendono in queste macchinette, perciò ci sono famiglie che vengono rovinate e capita che questi ludopatici siano magari dei padroni di aziende e quindi un'intera azienda fallisca per colpa di questa malattia e perciò è un argomento delicato. Io non mi voglio schierare totalmente contro il gioco d'azzardo, io pure mi sono fatto qualche partita a poker con i soldi, io pure ogni tanto mi sono giocato i numeri all'otto, ho comprato un gratta e vinci, ma finché uno ci spende 20-30 euro, magari in un anno, in tutta la vita, non mi sembra un grosso problema. Il problema sta proprio in queste persone che purtroppo sono ammalate e quindi tutti i soldi che hanno li spendono nelle macchinette, nelle slot machine o in altri giochi d'azzardo sperando di vincere. Allora, questa situazione è molto complessa e delicata, è gestita principalmente dalla malavita organizzata, quindi questi grossi guadagni di miliardi di euro che vengono tassati pochissimo finiscono sì in piccola parte ai gestori dei locali che hanno le macchinette, ma tutto il resto finisce diviso tra vari tipi di soggetti che appunto facilmente possono essere collegati con la malavita organizzata. È un business veramente molto redditizio. Ha superato anche il business delle droghe, solo che più o meno è legale. È legale, quindi se non si cambia la legge noi possiamo fare poco o niente, però qualcosa lo possiamo fare tutti quanti. Innanzitutto chi pensa di essere
di avere un problema con il gioco, di essersi ammalato di ludopatia. Dovrebbe cercare di parlarne con gli altri, magari andare da uno psicologo, ma comunque tirare fuori questa cosa per cercare di farsi aiutare. Dall'altra parte ci siamo noi che fortunatamente non ci siamo ammalati di questa brutta malattia, che però possiamo fare anche noi qualcosa per aiutare gli altri. Sicuramente se vediamo qualche amico, qualche conoscente, magari a un bar, a una di queste macchinette, ci possiamo avvicinare, parlarci, cercare di staccarlo da questa macchinetta e cercare di capire se può avere il problema della ludopatia. Nelle sale slot purtroppo non si può entrare a disturbare chi gioca, le hanno strutturate apposta, però una cosa che possiamo fare è cominciare a boicottare i locali che montano le macchinette e quindi andare dai baristi che montano le macchinette, i ristoratori e dirgli no, io non vengo da te, vado a cercarmi un altro perché tu hai le macchinette che sono una piaga sociale e quindi io non sono d'accordo. Il caro vecchio boicottaggio, come in tanti altri casi, può essere utile e può cominciare a modificare un pochino un problema così grande come quello del gioco d'azzardo, della ludopatia e dei giocatori compulsivi, appunto. Detto questo, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, commentate se vi va di commentare, alla prossima, ciao!